Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo video tutorial. Oggi andiamo a vedere come creare una 808 utilizzando uno dei VST contenuti all'interno di Cubase, ovvero Retrolog. Retrolog l'abbiamo visto in altri video tutorial, è praticamente un sintetizzatore analogico molto potente e molto utile, ma non viene molto spesso utilizzato, ma più che altro siamo tendenti tutti ad andare ad acquistare prodotti che ci, diciamo, migliorano a detta loro appunto la vita, ma in realtà basterebbe capire un attimo come funzionano le cose che già abbiamo. In questo caso, allora, è molto semplice. Allora, io qui ho messo il Supervision per vedere appunto quale sarà, dove sarà la fondamentale della nostra 808, dato che dovrà essere fondamentalmente, dovrà essere nello stesso spettro del kick, quindi intorno ai 50 Hz. Allora, noi andiamo a, iniziamo appunto la nostra, il nostro sound design, andiamo a mettere sull'oscillatore 1 la waveform che deve essere appunto questa sinusoide. Qui abbiamo appunto diverse onde, abbiamo qui, possiamo scegliere tra l'altro free phase eccetera, abbiamo l'onda, la wave shape in questo caso, quella quadra, quella a sega, in questo caso mettiamo una sinusoide. Ok, allora io vado a suonare. Ok, come potete vedere sono intorno ai 100 Hz, io sto suonando appunto un do. Sono appunto intorno ai 100 Hz più o meno, 120. Quindi che faccio? Ottava, abbasso. E questo, diciamo, è un sub-bass. Dopodiché la 808 ha un suono monofonico, quindi andiamo qui e spuntiamo monophonic. E dopodiché una delle peculiarità è il glide, quindi andiamo a attivare il glide che fa questa escursione. E dopo su trigger mode andiamo a mettere legato, ok? In questo caso avrò appunto un suono più fluido. Ok, ora spostiamoci in una delle zone più importanti per un sintetizzatore, ovvero la zona appunto di amplifier. In questo caso abbiamo attacco, che lo lasciamo molto veloce perché a noi serve un attacco, e decay. Allora, se mettiamo tutto a zero abbiamo praticamente questo, il nulla. Quindi andiamo, qui abbiamo, questa è la DSR, il famoso andamento del segnale, attack, decay, sustain and release. Quindi il decay lo andiamo ad aumentare. Ok, anche il sustain. E qui sulla release, vediamo. Ok, andiamo ad aumentare un po' di distorsione, quindi donando anche delle armoniche. Vi faccio vedere come aumentando. Qui abbiamo un aumento delle armoniche. Ok, andiamo anche a diminuire. Ok, ora una delle cose più attese della 808 è il pitch envelope. Quindi cosa facciamo? Per aggiungerlo andiamo qui, ok, drag the filter envelope as modulation source to a destination, e lo mettiamo come destinazione sulla corsa, quindi sul tune. Vediamo questo cos'è che fa. Ok, cambia appunto di semitoni la nostra nota. Noi vogliamo che questa nota venga, subisca questo cambio di
tono, ok, quando viene premuta. Quindi prendiamo questo, lo trasciniamo qui sopra e ora lo andremo a modulare con il nostro, con appunto l'ADSR. Qui si è andata a creare questa cosa, quindi abbiamo source e destination. In questo caso, ora andando a premere, io ho un'escursione molto alta, di un'ottava. Andando ad aumentare quindi il saste, il decay, scusate. Ok, qui su depth, guardate cosa succede. Sulla release posso andare tra l'altro ad agire creando una 808, quindi un sub bass oppure un kick. Questo è semplicemente un kick. Andando ad aumentare il release, ed ecco qui che abbiamo appunto la base per poi andare a modulare e a creare la 808 migliore per il nostro brano. Questa è giusto un'infarinatura generale, però spero possa esservi stato utile. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!